Il modulo Termus NR Lombardia si integra totalmente in Termus e ne sfrutta appieno tutte le funzioni di imputazione dei dati tramite gli oggetti grafici parametrici. In tal modo risulta agevole gestire documenti che consentono di eseguire le verifiche di legge e produrre la relativa documentazione progettuale, oppure di produrre i dati per la sola certificazione energetica dell'edificio. Tutta la procedura e relativi elaborati sono rispondenti alle disposizioni in materia da parte della Regione Lombardia e sono compatibili con l'ultima versione di CENED. Alla creazione del progetto è possibile scegliere la normativa di riferimento ed anche il tipo di calcolo da eseguire. Nei dati generali del documento, oltre a scegliere il tipo di intervento, e di dati del comune, dall'archivio di tutti i comuni d'Italia, è possibile usufruire delle pagine specifiche contenente i dati previsti dalla procedura regionale. Le proprietà o strutture delle entità grafiche parametriche che consentono di descrivere involucro ed impianto sono prelevabili attraverso semplici operazioni di drag and drop dall'archivio fornito a corredo del programma, all'interno del quale trova posto una vasta gamma di strutture di generatori, del tipo pompa di calore, caldaia, eccetera, disponibili sul mercato. Quanto acquisito dall'archivio, a sua volta integrabile a piacimento, è anche modificabile. Sarà possibile quindi intervenire su un singolo strato di una stratigrafia, modificandone lo spessore o cancellandolo, integrando nuovi elementi grazie all'archivio degli elementi opachi. Definire gli elementi in maniera parametrizzata, magari attraverso prospetti ed appendici delle norme tecniche, o acquisire le informazioni dai software della linea architettura sostenibile, come Termus FV, Termus SR o nel caso dei solai, Termus TV. Ove necessario, al fine di rispondere alle richieste normative regionali ed avere una piena compatibilità con la procedura CENED, sono rese disponibili specifiche pagine dati o procedure di calcolo. Il disegno dell'edificio, realizzabile anche sulla base di un disegno importato dai formati di XF e DVG, può essere estremamente veloce grazie alla generazione automatica delle entità. Anche entità più semplici, come possono essere i vani, o magari le vetrate, contemplano pagine specifiche con i dati richiesti dalla procedura regionale. Posizionando la centrale termica, sarà possibile assegnargli l'edificio oggetto di calcolo e le zone che la costituiscono. E nella pagina impianto scegliere l'utilizzo della centrale, definirne il funzionamento e stimare i rendimenti. Per riscaldamento e per acqua calda sanitaria. Se necessario, ove l'edificio ne fosse dotato, è possibile inserire, attraverso specifiche entità parametriche,
impianti solari termici ed impianti fotovoltaici. Al termine, attraverso la pagina Calcolo, è possibile accedere alla procedura di esportazione dei dati per CENED, attraverso la quale, in maniera molto semplice, è possibile anche gestire i subalterni. E a questo punto esportare i dati per CENED. Esportato il file, basterà semplicemente avviare CENED. Importare il file XML prodotto con Termus e calcolarlo, visto che tutti i dati sono già stati definiti in Termus. Al termine, basterà salvare in formato XLS il report di calcolo ed esportare i dati in formato XML. Chiudere CENED ed importare il tutto in Termus attraverso lo specifico wizard che accompagnerà le importazioni attraverso una specifica diagnostica. Completata l'importazione, Termus provvederà ad eseguire le verifiche di legge, come previste dalle normative regionali, segnalando le eventuali incongruenze tramite la consueta modalità Warning e Fatal Error. Risolte le problematiche, aiutandosi anche con l'help in linea dei vari messaggi, e rieseguito il calcolo, dalla pagina Elaborati sarà possibile produrre la relazione tecnica sulla base del modello conforme alle disposizioni regionali il fascicolo con le schede strutture e sempre attraverso le funzioni della pagina calcolo esportare il calcolo completo in formato XML per effettuarne l'upload sul sito Catasto Energetico della Regione Lombardia.